Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono Igor Sardi, trovate tutto su di me su www.igorsardi.com, lezioni, corsi, libri, di tutto. Di tutto no, però c'è un bel po' di materiale, dai, inizia a ingranare. Oggi voglio tornare sul capitolo brani, diciamo per principianti, però chiamarlo così non mi piace molto, diciamo per chi si avvicina al basso, o per chi magari vuol rivedere anche, come è successo anche a me, le basi dello studio, ovvero come il portamento degli ottavi, la ritmica, diciamo proprio le basi del nostro strumento, suonando dei brani, quindi divertendosi, e come avevo già fatto nella puntata precedente, dove avevamo visto, non mi ricordo quale brano, sto facendo un po' di cose in questi giorni, mi sfugge. Comunque, il concetto di base è quello di registrarvi. Io fornisco sempre la base senza basso, insieme allegato al PDF con la trascrizione, in modo che potete, oltre che divertirvi di più, perché magari quando ero all'inizio io ci fossero state tutto questo materiale che si trova oggi. Comunque potete divertirvi, perché suonare senza il basso originale sotto, secondo me, è più divertente, e inoltre, se ne avete modo, registrarvi e poi riascoltarvi. Allora, il brano di oggi è Every Breath You Take, dei Police, brano del 1983. Io l'ho visto e l'ho sentito e l'ho suonato per moltissimi anni e tuttora continuo a sentirlo in giro, online o nei tutorial, come un brano che è stato registrato e che va suonato in un certo modo, ovvero c'è un po' la convinzione che Sting abbia registrato ovviamente basso, ed è giusto, e basta. Invece c'è una caratteristica che io ho scoperto forse da un paio di anni, che sono due tracce sovrapposte, una di basso, come il classico suono probabilmente di un preciso in questo brano di Sting, con pad muting, ora ci arrivo però, e uno di contrabbasso, che fa la figura della cassa, cioè tum, tum, tum. Ecco, questo può sfuggire, ma se ci fate caso, e soprattutto ci farete caso quando vi ascolterete la traccia che vi metto di Sting, l'originale, la metto un pezzettino, non so cosa si sentirà da questa cassettina. Ripeto, ve l'allego poi a tutto il materiale, e sentirete, soprattutto se vi mettete le cuffie, che c'è la linea di ottavi e la linea appunto di contrabbasso, come scende il video. Infatti dicevo, questo video è un po' fasullo, invece in realtà l'ha registrato davvero e fa, segue la cassa. Altro consiglio che vi do è fare attenzione a come porta gli ottavi Sting, che è un modo tutto suo, ovviamente suonare è inimitabile, come i grandi musicisti, i grandi bassisti della storia. Non possiamo fare altro che prendere il meglio da loro e cercare poi di fare nostro qualche tecnica, però non saremo mai Sting o Marcus Miller o Victor Busa. Ci sono loro, voi siete voi come io sono io, e basta. Non dobbiamo imitare nessuno, tanto è inutile, purtroppo, ahimè. Ognuno ha il suo tocco, ognuno ha le sue caratteristiche, e il portamento di Sting in questo brano è fondamentale, perché il brano in realtà ha delle figure ritmiche ben precise, c'è questo rullante molto marcato
del grande batterista dei Police. Un leggero pad, se non mi ricordo male, che entra a un certo punto, qualche nota di pianoforte, poi gira tutto intorno, ovviamente la voce di Sting, clamorosa, ma al basso, incastrato, ovviamente, beh, la parte della chitarra è fondamentale in questo brano, è bellissima. Ma il grosso, quello che porta, che dà groove a questo brano, quello che gli dà questo effetto di potenza, diciamo, è proprio il basso che Sting suona quasi in clip, quasi in distorsione, e con gli ottavi che, se li ascoltate bene, non sono nemmeno troppo precisi. C'è una terzina un po', ma a quei tempi diciamo che era all'ordine del giorno. Non badare troppo a dettagli, ma si suonava, la take migliore era quella poi che andava bene, insomma. Infatti, mi sa che il brano ha fatto un discreto successo, nonostante qualche zoppicata di Sting, ma forse è proprio la caratteristica bella del brano. Ripeto, se ascoltate la traccia sentirete che gli ottavi, a parte il discorso che sono alcuni leggermente fuori tempo, insomma, ma la cosa bella, bellissima, è il portamento, ovvero, faccio un esempio, posso suonare gli ottavi tutti. Oppure posso marcare un certo ottavo o diciamo, per esempio, il rullante o la cassa, quindi suonare con una dinamica, e il portamento degli ottavi significa suonare, per esempio, due ottavi leggermente più accentati e due magari meno, esempio. Esagero, per farvi capire. Eccetera, eccetera. Ultima cosa, il consiglio per suonare questi brani è quello, per avvicinarsi un po' a questo sound incredibile di Sting, quello, io ho fatto una lezione tempo fa su pad muting, cosiddetto pad muting, ovvero il suonare con il pollice principalmente, poi il dito indice o medio, e appoggiare appunto il palmo della mano, da qui il palm muting, più o meno vicino al ponte in base a quanto vogliamo stoppare il suono e la corda. Vedete, più mi allontano dal ponte, più stoppo la corda, quindi il suono. Se sto alla giusta distanza ottengo questo suono alla James Jamerson, che ricrea un po' appunto il contrabbasso. Comunque c'è una storia dietro, se mai leggete la storia di James Jamerson. Alternativa, una semplicissima spugna rubata in cucina, la tagliate a misura, anche qui più o meno quanto volete che vi stoppi le corde, infilate sotto, semplicemente. Ho usato una spugna, ma si può usare anche quel materiale che c'è dentro a case, non mi viene in mente come si chiama, insomma. E otterrete più o meno lo stesso effetto, però suonando normalmente con le due dita. Quindi, ragazzi, se avete domande, scrivetemi. Ripeto, trovate tutto allegato al link qui sotto. E se avete soprattutto richieste per altri brani, perché comunque a me piace molto fare trascrizioni, mi piace molto fare questo tipo di tutorial,
E mi piace molto far sì che anche chi ha meno esperienza possa avere un repertorio, questa è un'altra cosa fondamentale, per poter essere in grado di affacciarsi un po' al mondo delle band, dei gruppi, perché no, del lavoro. E fare repertorio è la cosa fondamentale e partire da brani che comunque vengono eseguiti molto molto spesso e che sono i classici proprio internazionali, saperli, conoscerli, studiarli nel modo giusto è un grande vantaggio. Quindi vi aspetto alla prossima lezione, scaricate tutto al link qui sotto.